possiamo entrare nel vivo di questo incontro e passo quindi ad introdurvi la classifica finale relativa alle prime 5 posizioni del premio di giornalismo 8 milioni. Quindi per il premio giornalismo abbiamo con punti 323 al quinto posto Silvana Lazzarino, che ha scritto un articolo su Roberto Prandina. Con punti 334 al quarto posto Liga Sara Lapinska, che ha scritto un articolo sulla nostra isola. Con punti 539 al terzo posto Caterina Guttadauro, con un articolo su Hafez Haidar. Con punti 547 al secondo posto Angela Maria Tiberi, che ha scritto un articolo su Caruso e Zia Bettina. Con punti 822 al primo posto Silvana Lazzarino dall'Italia, con Patrizia Canova, un articolo su Patrizia Canova. Complimenti ai vincitori. Silvana Lazzarino, che appunto è risultata al primo posto in questa sezione del premio, è di Roma e dopo la laurea in lettere si è dedicata al giornalismo, con particolare attenzione alle recensioni di film e mostre d'arte. Tra le collaborazioni in questo campo vanno ricordate quelle con Radio Vaticana e con il quotidiano Il Giornale. Attualmente scrive recensioni di mostre d'arte e di eventi per alcuni periodici online, tra i quali Avant Arte. Scrive anche sul quotidiano cartaceo Il Dispari, che esce a Napoli a Ischia, e sulla rivista trimestrale Eudonna, edita da Il Sestante di Maria Pia Ciapi. Ha scritto inoltre la prefazione al libro Sex Appeal, pubblicato nel 2015 dal fotografo delle tigre Bruno Oliviero. Di notevole interesse agiografico sono tutte le interviste rilasciate a lei in esclusiva, con le quali ha definito caratteri e comportamenti artistici e sociali di numerosi ed importanti personaggi pubblici, tra i quali Patrizia Canova e Bruno Mancini. Vasta e qualificata è stata ed è la sua collaborazione nel settore delle mostre d'arte italiane. In questo ambito ha presentato e scritto l'introduzione al catalogo, edito da Il Sestante, della mostra collettiva Sound in the Art presso l'Epso Art Gallery di Perugia, svoltasi nel dicembre 2017, dedicata ad artisti contemporanei di spicco. Ha scritto un articolo per il catalogo edito da Silvana Editoriale riferito alla mostra di Alba Gonzales, Miti Mediterranei, svoltasi a Palermo presso Villa Amalfitana, da maggio a settembre di quest'anno. Ha pubblicato inoltre un articolo sulla rivista Art Style dedicato alla scultrice Alba Gonzales nel secondo trimestre del 2017. Accanto all'arte e al cinema, Silvana Lazzarino, socia sostenitrice dell'Associazione da Ischia l'Arte, ha la passione per la poesia. Pertanto ha partecipato a diversi concorsi di poesia, giungendo in finale e ottenendo importanti riconoscimenti in un gran numero di casi, tra i quali ci piace indicare il secondo posto assoluto ottenuto alla quinta edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni, con la poesia Il Bacio. A diffusione della sua attività poetica ha pubblicato tre raccolte diversi, Cosmogonia nel 2013, Oltre le immagini tra visione ed emozione nel 2014, La seduzione dell'immagine dall'arte ai versi poetici, Alba Gonzales, Patrizia Canola, Mia Musa Ispiratrici, del 2017, con il quale ha concorso nel 2018 al premio internazionale Voci Città di Roma, in occasione del quale ha ricevuto il premio speciale come operatore culturale per questa città. Stefano Degli Abbati vi leggerà ora l'articolo primo classificato della scrittrice Silvana Lazzarino. L'articolo è datato 2017, quindi in alcune frasi ci sono riferimenti a fatti riportati come futuri, mentre in realtà essi sono già avvenuti. Ecco quindi la lettura di Stefano Degli Abbati. Allora, Patrizia Canola Ischia con la mostra Negli orizzonti della vita tra luce e colore. Nel dare forma e vita ai ritmi infiniti della natura, con i suoi volti sempre diversi di stagione in stagione,
La luce nei suoi molteplici riflessi, unitamente al colore, irrompe con equilibrio e armonia nei dipinti lirici e avvolgenti di Patrizia Canola, artista di fama internazionale capace come poche di rappresentare le emozioni della vita tra materia e spirito, desideri e attese. Pittrice affermata e di successo, Patrizia Canola ha all'attivo numerose mostre in Italia e all'estero, tra le più recenti quelle a Gualdo Tadino nel respiro di Gaia la Madre Terra, a Venezia Artwork e l'esposizione triennale di Roma alla Fondazione Crocetti. La natura protagonista delle sue opere, tra silenziosi paesaggi invernali con neve e ghiacciai, distese di campi di grano e fiori dalle tinte accese, ruscelli, maestosi fagi, ancora cieli e perdita d'occhio, di cui colpiscono i notturni dai riflessi argentati simili ad arabeschi, apre ad una sorta di compenetrazione visivo-emotiva, riportando in superficie desideri lontani, sogni in cui sperare. Nata a Milano ma attiva in Brianza, sito privilegiato dove la forma è vita ad opere avvolgenti che raccontano dei suoni, dei bisbigli, dei respiri e silenzi della natura, Patrizia Canola nei suoi dipinti crea scenari dal forte impatto emotivo, dove si intrecciano linee e forme avvolgenti che, cadenzate dal ritmo di una luce filtrata, guidano lo sguardo verso sentieri visti e sognati a recuperare sensazioni lontane eppure vicine che il tempo non cancella. Così Patrizia Canola, artista raffinata e sensibile, rivela le emozioni della vita che riaffiorano anche dopo tempo, posando lo sguardo negli spazi fra terra e cielo, dove la linea di confine sembra svanire, e suggerire una possibile interazione tra l'orizzonte fisico e metafisico. Gli scenari sono quelli di un paesaggio filtrato nei suoi diversi volti e manifestazioni dalla forza rivelatrice della luce. Luce che forma e fonde il colore a svelare i dettagli di questa natura solare rasserenante che rimanda all'eterno ciclo dell'esistenza nel passare delle stagioni. La luce da lei catturata, sia diurna sia crepuscolare, avvolge ogni singolo particolare del paesaggio o veduta. Ecco che un bosco, un campo di grano, un torrente d'acqua cristallina e poi le mimose, le peonie e l'uva bianca si riempiono di questa essenza che traspare in ogni loro dettaglio, creando il senso del movimento. La luce, liberandosi nel cielo, sembra irrompere e palpitare fra i rami e le cime degli alberi, come in luci d'autunno, mentre fermandosi su spazi ghiacciati trasforma gli stessi in specchi per cieli quasi marmorei e custodi di verità come in un campo d'inverno. Verità sul senso della vita inafferrabile, ma percepibile attraverso colori intensi e vivaci, delicati e avvolgenti, nel loro restituire profumi ed energia ad alberi, fiori, fili d'erba, ninfee che raccontano della continuità, del passare dalla nascita alla morte per poi rinascere. È la rinascita del respiro cosmico, che abbraccia il finito e l'infinito tra la terra e il cielo, parlando all'uomo del mistero della vita. Accanto alla pittura di paesaggio e dello studio della luce, come si è visto, è fondamentale, e dove la stessa definisce ogni dettaglio, Patrizia Canola si è dedicata al ritratto, allo studio dei cavalli, in particolare affascinata dai loro movimenti, ai singoli alberi e alle nature morte dove campeggiano fiori e fiori.